e parto con una riflessione di quanto abbiamo già detto e spero che... Prego. Lo ringrazio innanzitutto per essere qui, anche per aiutarci ad avere una visione magari non scontata di quello che è l'approccio all'open innovation, ma con un ragionamento che poi è un po' il collante fra ieri e oggi, perché una delle parole chiave che secondo me sono emerse per quando si parla di innovazione, quando si parla di eccellenza, quando si parla anche di open innovation e quando si parla dei talenti, quindi delle start-up, è la partenza dai territori. Quindi il territorio ha una valenza essenziale per quello che noi, fra le varie cose che stiamo portando avanti, abbiamo aperto in 5 territori italiani, oltre che nella città di Milano, proprio perché dal territorio arriva talento, il talento va incanalato, il talento è quello da cui si parte per costruire tutto quello che viene definito il deal flow dell'innovazione. Partendo proprio dal deal flow dell'innovazione, la prima curiosità, domanda, approfondimento da un già ministro dell'istruzione, poi magnifico rettore del Politecnico di Torino, insomma il curriculum di Francesco Profumo è esteso, fino ad arrivare oggi a Compagnia di San Paolo, però passando per l'attenzione a quello che è il mondo dell'innovazione. Quindi una visione su quello che può essere e che è oggi il deal flow, ma soprattutto quello che può diventare il deal flow dell'innovazione quando si parla di innovazione aperta. Sì, grazie Marco, grazie per l'organizzazione di un evento di questo tipo di cui ne abbiamo bisogno. In questo momento in cui siamo sempre un po' tutti di fretta, sembra che con i 140 caratteri risolviamo tutti i problemi, avere momenti in cui le persone si incontrano, naturalmente non devono essere tutte d'accordo, io sono molto d'accordo con lei, anzi abbiamo capito che quando tutti dicono di sì poi ad un certo punto si fa sbattere, quindi è bene che non sia così. E quindi credo che sia anche il momento giusto, cioè c'è un timing rispetto a questo evento. Perché voglio dire questo? Perché indubbiamente, come è emerso da ieri, il nostro paese in questi anni ha accelerato su questo tema dell'innovazione, lo ha accelerato in tutti i settori, dal settore della università nella post ricerca fino al tema delle grandi aziende che si sono rese conto che probabilmente l'innovazione è difficile farla all'interno di di aziende strutturate, che hanno naturalmente regole, hanno anche vincoli e probabilmente, come sta avvenendo da molti anni in altri paesi del mondo, avere invece delle antenne che sono in grado di seguire quali che sono le tracce, le vie dell'innovazione e poi intervenire o con un primo mercato o attraverso una veicolarizzazione di tipo commerciale e poi noi ci auguriamo anche molto di acquisizione di innovazione, credo che questo sia il vero tema. Ecco, allora in questo panorama io credo però che sia corretto che noi diamo uno sguardo a cosa succede in giro, cioè non possiamo sempre raccontarci o siamo belli o siamo pessimi, in realtà credo che ci voglia una certa oggettività. E l'oggettività parte innanzitutto dall'Europa. Se noi andiamo a vedere le prime 10 grandi aziende in termini di brevetti nell'anno 2016, vi leggo i nomi delle aziende, vi leggo quanto sono cresciute rispetto all'anno precedente e soprattutto da quali paesi vengono. La prima è ZTE, più 91,3% di brevetti rispetto all'anno precedente, con 4.123 brevetti. La seconda è Huawei, meno 5,3%, questo è molto interessante. Pensate, ZTE e Huawei lavorano in settori molto simili, 3.692 brevetti. Qualcomm, più 1%, 2.500 brevetti. Mitsubishi,
più 29%, 2000 brevetti, LG Electronics più 30%, 1900 brevetti, Hewlett Packard più 33%, 1750 brevetti, Intel più 35%, 1700 brevetti, Boe Technology Group più 36%, 1673 brevetti, Samsung Electronics meno 0,7%, 1672, Sony Corporation più 20%, 1665. Le ho lette non a caso perché non c'è neppure un'azienda europea. Quindi credo che su questo una riflessione complessiva dobbiamo farla. Ma se andiamo avanti e proviamo a capire che cosa succede in Europa, poi ci troviamo in una situazione in cui il nostro paese non è nei primi 10. In termini di brevetti, il primo paese è la Germania, la seconda è la Francia, la terza è l'Inghilterra, la quarta l'Olanda, che è grande così, la quinta la Svizzera, la sesta la Svezia e poi a seguire. Allora, capite che la situazione è un po' complicata. Vi do un numero complessivo, tanto perché ci possiamo rendere conto. La Svezia nel 2016 ha prodotto circa 3.700 brevetti, il nostro paese un po' meno di 3.500. E questo è un dato. Ma il secondo dato interessante è che all'interno di ciascun paese ci sono aree di particolare sviluppo che fanno un po' da traino. Allora, se andiamo a vedere la Germania, che come abbiamo visto è il primo paese in Europa, ha come baricentro la Baviera, Monaco in particolare, dove la produzione di brevetti rispetto al totale di circa il 40%, e nel nostro caso la prima regione è la Lombardia, ancora tra il 35 e il 40%, e poi segue l'Emilia-Romagna col 16%, il 13% il Veneto. Allora, da tutto questo panorama che cosa emerge? Emerge che abbiamo una criticità sulla originazione di brevetti. Che sono sia brevetti industriali che brevetti universitari. Come ho cercato di dire, in realtà questo è un male comune, il male sia dal punto di vista universitario che dal punto di vista delle corporate. Che cosa, dove sta il problema? Se voi andate a vedere, in realtà l'Europa e anche l'Italia, a fronte degli investimenti che sono stati fatti in ricerca attraverso i programmi quadro fondamentalmente, è cresciuta in termini di reputazione dei ricercatori, è cresciuta in termini anche di autorevolezza. Quindi il meccanismo di trasformazione di euro in conoscenza ha funzionato. Ma creare conoscenza e poi tenerla nei cassetti, oppure creare conoscenza e poi non rendersi conto del valore della conoscenza, probabilmente è una grande perdita, è un qualche cosa sul quale dobbiamo fare una riflessione. Quindi il punto essenziale in questo momento è come creare un deal flow maggiore di quello che abbiamo creato fino adesso e nello stesso tempo governarlo. Da questo punto di vista le università hanno fatto un grande lavoro. Ci sono un certo numero di università che hanno sviluppato al loro interno attività di trasferimento tecnologico, organizzandosi, avendo anche delle buone strutture, avendo delle buone competenze, però siamo arrivati al limite. Se voi andate a vedere, il paese più interessante da questo punto di vista è l'Inghilterra. L'Inghilterra, anche perché indubbiamente ha tre grandi università come Oxford, Cambridge e Imperial College, e questo non è che faccia poco. Però una quindicina di anni fa si sono resi conto che gli uffici di trasferimento tecnologico interni all'università avevano un limite, che non era un limite né di disegno né di incapacità delle persone, tutt'altro. Il limite fondamentale è che in tutto questo processo
La differenza lo fa la competenza delle persone. E le strutture pubbliche universitarie hanno un limite di collocamento delle persone e di attrazione di persone con determinate competenze. Di che competenze stiamo parlando? Stiamo parlando di analisti finanziari, stiamo parlando di esperti in proprietà intellettuale, ma non l'avvocato. Chi è, ha quell'esperienza per la valorizzazione della proprietà intellettuale? Abbiamo necessità di esperti in consulenza aziendale per accompagnare quelle realtà deboli che non sono ancora in grado di. Allora, il collocare all'interno dei nostri sistemi pubblici dei profili professionali di questo tipo e attrarli e soprattutto trattenerli è complicato, perché il mercato governa questo. Non è che tu puoi dire io ti assumo come EP. EP che cosa vuol dire? Ecco, allora io credo che siamo a questo punto in cui è stato fatto un buon lavoro, abbiamo visto che abbiamo un problema di deal flow e quindi che cosa possiamo fare in termini di deal flow, abbiamo un problema di competenze che ci consenta di dare una certa strutturazione a tutto questo processo. Allora, se dovessi chiudere questo primo elemento, direi che noi abbiamo bisogno che inventori e investitori facciano due operazioni. La prima è quella di generare più deal flow. La seconda è di attrarre competenze e, attenzione, finanza, perché questo deal flow possa generare crescita nei nostri paesi. Grazie. E fra l'altro l'altra riflessione che mi viene subito di seguito, che non vuole essere una provocazione ma un po' sì, nel senso che noi siamo un po' abituati a questa produzione di scarsa, a questo punto mi viene di dire, di brevetti di competenza che poi rimangono nei cassetti, spinti da un principio che va contro qualsiasi ragionamento di open innovation o di collaborazione. Io lo tiro fuori solo se lo vendo e lo valorizzo, cosa dico, ma non lo tiro fuori, e secondo me sarebbe eccezionale, qualche università lo sta facendo, quindi il cambiamento è in corso ma non abbastanza, magari appoggiandomi su royalties, che è una maniera per valorizzare quello che c'è, o magari andando a utilizzare il talento di ricercatori, il talento di giovani aziende che su quel brevetto, con una buona idea alle spalle, possono costruire invece successo. Quindi forse la mentalità che deve cambiare prima di tutto è questa. No, ti voglio interrompere per una piccola cosa. C'è un problema di mentalità, ma c'è un problema anche di legislazione. Voi certamente lo sapete che c'è conflitto tra brevettare e pubblicare. La carriera dei professori universitari è sulla base delle pubblicazioni, quindi c'è necessità, e io guardo il mio amico Oscar, che in qualche forma noi troviamo una soluzione o troviamo una via in discesa rispetto a questa cosa, perché se noi mettiamo di fronte un giovane rispetto a pubblicare o brevettare, se è in carriera preferisce quasi certamente pubblicare. Quindi, vedete, ci sono anche delle cose che tecnicamente sono ragionevoli, ma sulle quali noi dobbiamo porre una certa attenzione. E all'estero come funziona questo concetto? No, sono interessato a capire, perché se noi non riusciamo a fare matchare il mercato con la ricerca universitaria, abbiamo un problema che o è di tutti, oppure siamo noi che stiamo mal gestendo quello che hai appena detto tu. Beh, certamente una soluzione è quella della valorizzazione della proprietà intellettuale, quindi del brevetto, anche per il curriculum scientifico delle persone. Invece di fare 50 paper, tu fai, ne fai 40, però io ti valorizzo anche il brevetto o i due brevetti. Quindi nella realtà è cambiato il mondo, purtroppo le regole hanno un po' di ritardo rispetto, ma è chiaro che ci sono oggi gli strumenti. Se voi andate a vedere in un paese che spinge in questa direzione, questo è un obiettivo.
Ma fino a che noi non cambiamo la regola per cui la nostra valutazione scientifica è determinata fondamentalmente solo dai papers, ecco che, e se i papers sono poi pubblicati su determinate riviste, cioè c'è tutta una strutturazione che è, se volete, un po' in antitesi rispetto all'obiettivo che mi sembra ci stiamo ponendo oggi di creare maggiore deal flow, che vuol dire creare un maggiore proprietà intellettuale. Grazie. Partendo proprio anche da quest'ultima riflessione, noi lo diciamo spesso e cerchiamo di portarlo avanti con insistenza, il fatto che l'open innovation esiste solo se c'è collaborazione, contaminazione, deve partire dai territori, lo ripeto, perché poi è lì che tu vai a intercettare i bisogni delle aziende, strutturi l'innovazione partendo dalle start-up, però c'è... deve esserci l'ecosistema che funziona. Ora, tu hai l'onere e l'onore di rappresentare la compagnia, l'onere e l'onore di essere al LIT di Trento, quindi hai sicuramente il polso di come questo ecosistema può funzionare, che deve essere fatto di imprese, deve essere fatto di università, deve essere fatto di finanza e deve essere fatto di territorio che a un certo punto diventa enabler di tutto questo, perché se no io vedo noi incubatori, ma le nostre startup ci agitiamo moltissimo, ma poi non abbiamo, spesso non ci sono dei territori che ci aiutino a fare questo. Quindi territorio, innovazione aperta con questa visione aperta, dove secondo me non c'è niente di male dire che la parte più istituzionale, la parte più pubblica, gioca un ruolo fondamentale nel lanciare e nello spingere l'innovazione, perché le grandi politiche di innovazione nel mondo, partendo dalla Silicon Valley, che non è niente se non una grande operazione pubblica, poi data al mercato e giocatevela. Qui questo forse è ancora visto come parti separate che combattono due battaglie diverse, quando magari non si vede che la destinazione è la stessa. Allora, io non ho certamente la ricetta e non vorrei neppure averla, vi dico la verità. Io voglio partire dagli elementi di conclusione dell'intervento precedente. Ci siamo detti, abbiamo bisogno di avere più brevetti, più proprietà intellettuale, abbiamo bisogno di attrarre più capitali, abbiamo bisogno di supportare tutto quello che è collegato al trasferimento tecnologico con competenze. Ne aggiungo un quarto elemento: dobbiamo aprire il portafoglio brevetti delle grandi aziende e chiedere loro di essere un po' generose, nel senso che a fronte di un pacchetto ampio una parte certamente lo utilizzano, una parte è silente. Chissà che quello non sia un ulteriore meccanismo che aiuta il paese a crescere, cioè mettere a disposizione, che non vuol dire che lo debbono regalare, vuol dire semplicemente che lo aprano e che lo mettano a disposizione di altri settori. Ecco il tema dell'innovazione aperta, pensando ai settori anche più tradizionali. Allora, per mettere insieme questi quattro elementi, dobbiamo trovare una struttura che sia una struttura aperta, nel senso che deve essere aperta a che cosa? Ai generatori di conoscenza. I generatori di conoscenza chi sono? Certamente in primis le università, gli enti di ricerca, le aziende, forse anche qualche singolo. Però i generatori di conoscenza da soli fanno poca strada. Chi fa più strada sono le università, ma ad un certo punto sbattono la testa perché non hanno quella capacità di acquisire dal mercato, qui è un tema di mercato, signori miei, di acquisire quelle competenze e poi di trattenerle. Allora, io mi immagino che ci siano tre funzioni che un soggetto intermedio, un soggetto aperto, un soggetto che deve essere considerato il grande amico, cioè che aiuta a fare, e non deve essere considerato quello che mi ruba qualcosa o quello che è contro qualcosa. Quindi deve essere, bisogna che tutti insieme ci sediamo intorno e che guardiamo un po' lontano, guardiamo dove abbiamo i limiti e se siamo capaci di superarli. Allora, le tre grandi funzioni che cosa sono? Prima di tutto, i servizi che si possono fare a questi soggetti che generano conoscenza. Che cosa sono i servizi? Gestire il portafoglio brevetti,
perché non sempre i soggetti ce la fanno. Attenzione, quando lo dico gestire, lo dico in termini di gestione on behalf, cioè nel senso che la proprietà del brevetto rimane all'università, perché l'università deve mantenere il suo brevetto, deve però avere delle professionalità probabilmente un po' più spinte, perché questa cosa, invece di essere un costo, oggi tenete presente che per le università, quelle lungimiranti che fanno queste operazioni, in molti casi i brevetti sono costi, perché è difficile che producano risorse. Secondo, avere dei soggetti che facciano continuamente due diligence. Parlavo con Claudio prima, lui viene ogni tanto a Trento, per esempio, ma viene una volta ogni 6 mesi, una volta, ed è troppo poco. Ed è troppo poco perché lui perde un po' il filo, ogni volta deve ricominciare. Allora è chiaro che se tu hai un management team che fa questo mestiere e che ogni tanto chiama Claudio Giuliano e dice: Claudio, guarda, qui abbiamo un qualche cosa che potrebbe essere interessante. Ecco che questa cosa qua, invece di essere dispersa, di aver creato entropia, probabilmente aiuta. E quindi fare due diligence continue all'interno di quei segmenti che possono produrre. Terzo, strategia. Qui un problema è un problema di competenze, di essere in grado di disegnare percorsi, percorsi anche di lungo termine. Quarto, perché no, valorizzazione della conoscenza, valorizzazione di quei prodotti della ricerca che naturalmente ci sono ed evolvono. Quindi questo è quello che io chiamo servizi ai generatori della conoscenza. Dopodiché questa conoscenza in realtà in molte condizioni è una conoscenza pronta per che cosa? Per essere o valorizzata attraverso la proprietà intellettuale oppure generare start-up. Naturalmente questo, se lo teniamo chiuso in questa stanza, probabilmente ha un effetto, ma un effetto molto limitato. Ma se in questa stanza mettiamo anche una serie di attori industriali che sono attenti a che cosa? Agli sviluppi veloci della conoscenza, della tecnologia, e quindi che hanno qua delle antenne, ma antenne di quelle sveglie, e osservano e dicono: ah, oh, guarda, questa idea non è mica male, cosa faccio? Gli do un primo mercato per poter verificare se questa è un'idea buona. Oppure gli faccio un po' da veicolo commerciale, se io sono un'azienda forte, certamente posso aiutarli, questi sono troppo piccoli, per oppure sono già così maturi e io li acquisisco fondamentalmente. E poi la quarta grande gamba è la finanza. Se tu hai la finanza vicina, ed ecco il perché la Compagnia di San Paolo nel suo piano strategico per la prima volta ha deciso di investire centinaia di milioni su questa partita, perché ritiene che sia uno dei pochi motori di sviluppo ad elevata crescita. Naturalmente lo può fare un investitore paziente come siamo noi. Giustamente lui ha detto delle parole sante. Ha detto: nella Silicon Valley il tutto è partito da un investimento pubblico. E poi naturalmente questo ha dato lo spazio alla crescita di altro tipo. Allora il fatto di avere questo attore finanza, e adesso in questo momento c'è sempre di più un movimento da questo punto di vista, noi auguriamo ancora di più portare risorse dall'Europa, portare risorse dal fondo, dal FEI, dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, ma non basta, bisogna che ci sia una strutturazione, e strutturazione vuol dire ancora una volta avere competenza. Adesso poi vi dirò che tipo di competenza. Però questa conoscenza che abbiamo detto aperta, no? Abbiamo capito che non è sufficiente. Abbiamo capito che i numeri che abbiamo a disposizione oggi, anche per i soggetti o i territori più ampi, più forti, sono pochi. E allora bisogna che cosa fare? Ingaggiare dall'esterno. Cosa vuol dire ingaggiare dall'esterno? Vuol dire ingaggiare idee e quindi avere momenti come questi, in cui le persone vengono, si confrontano, si relazionano. Domani mattina io telefono a lui e dico: ah, sai quello che hai raccontato, probabilmente mi interessa, perché non ci vediamo. Ma possono anche essere start-up. Ma perché una start-up decide di muoversi da Cosenza e andare a Torino? Fondamentalmente lo fa per due motivi. Se ci sono competenze che l'aiutano ad accelerare questo percorso,
e se ci sono, e se c'è la finanza, se c'è in fondo un ecosistema che consente. Allora, non è pensabile che in questo paese noi avremo 20, abbiamo 20 regioni e che ci siano 20 centri di questo genere, perché non ce l'abbiamo, non abbiamo la quantità di idee, di conoscenza sufficiente. Dobbiamo concentrarlo e dobbiamo fare in modo che questo diventi il motore di sviluppo. Ed ora, idee, start-up, aziende, aziende che possono venire in questi ambiti, non solo come è venuto General Motors a Torino, che adesso ha 750 dipendenti, c'è un indotto di 5, ma possono essere solo antenne che vengono a Torino perché? Perché c'è un ecosistema di start-up, di idee, di continua contaminazione e loro sono interessati a questo momento. E da ultimo questo grande tema dell'open innovation, che è anche collegato a quello che vi dicevo sulla possibilità di aprire i portafogli, i brevetti delle aziende che mettono a disposizione quelle che a loro non interessano direttamente per il loro business, ma che possono essere parte di questo processo. Allora, per tenere insieme questo sistema ci sono le persone, e le persone si qualificano sulla base delle loro competenze. Allora, quali sono le competenze di cui abbiamo bisogno per procedere in questa direzione? Fondamentalmente sono quattro. Prima, analisti finanziari. Noi abbiamo persone che debbono avere quegli skills. Secondo, esperti in proprietà, però in termini di valorizzazione della proprietà, perché altrimenti questo non è sufficiente avere un avvocato. Sì, visione. Visione. Di visione. Come e terzo, naturalmente abbiamo bisogno anche di consulenti aziendali, ma lasciatemi dire che sono consulenti un po' particolari, che sono in grado di accompagnare questi soggetti deboli. Se la piccola startup che viene da Cosenza verrebbe qua anche per essere accompagnata, perché non ha certamente capacità manageriali, non ha capacità strutturali, ha bisogno di essere aiutata da questo punto di vista. E quindi questa è la terza grande necessità. E poi c'è il tema delle verticalizzazioni. Le verticalizzazioni cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo troppo mescolare e abbiamo bisogno di persone che potremmo classificare come technology market research analyst, cioè sono persone che hanno esperienza tra l'accademia e l'innovazione industriale, che hanno quel fiuto. Per cui io vado all'interno delle università, parlo con le start-up, parlo con questi, e capisco che pur non avendo asset questi signori o queste signore, hanno in realtà dei modelli di sviluppo di business, con alla base una proprietà intellettuale, che non può essere anche non ancora formalizzata, ma che è necessaria per poter avviare. E allora queste sono le persone che hanno un grande valore. Forse mi avete sentito raccontare una volta o più volte di questo signore che si chiama John Bruno, che è stato il mentore di un nostro studente di grandissimo valore, che poi ha fatto un certo numero di start-up di grande. E tutto è nato la prima sera quando questo ragazzo andò a Davis in California e andò là in quello che si chiama Union South, che è una specie di luogo di incontro. Alla terza birra gli disse: guarda, quello che tu mi stai raccontando in realtà ha uno sviluppo industriale possibile, e io nella mia vita, nonostante abbia fatto, non ho mai fatto esperienza industriale di tipo start-up. Ebbene, queste sono le persone di cui abbiamo bisogno. Allora, voi capite che qui è necessario veramente giocare su un livello alto di ingegneria un po' strutturale. Più che un ingegnere, qui ci vogliono degli architetti che sono capaci di fare, che sono gli architetti, non gli architetti come noi li intendiamo, ma persone che hanno questa capacità. Prima di chiudere, vorrei dire ancora qualche parola sulla finanza. Allora, noi siamo partiti dall'equity, poi abbiamo fatto un passetto indietro, siamo passati alla parte di capitale di rischio, venture capital. Ma tutto questo, sia il venture capital che l'equity, sono necessari, guardate, io sono favorevole, ma sono necessari quando
ci sono le condizioni, quelle prima, perché poi ci sono i soggetti su cui poter investire. E allora, se vado un po' indietro, e vedo il mio amico Chetti, che cosa ho? Ho certamente il seed, ho il pre-seed, ma il pre-seed non è ancora sufficiente perché in molti casi non ho deal flow sufficiente. Debbo stimolare il deal flow. E cosa vuol dire? Vuol dire che devo mettere dei soldi, fondamentalmente, sul proof of concept, in cui a fronte di un'idea io gli do 100, 200 mila euro. Perché? Perché questa idea venga un po' provata. Se questa idea poi dall'altra parte è già stata protetta, ecco che io incomincio a creare un percorso che è un percorso complessivo di buon senso. Mi fermo qua. Grazie. Direi che su quest'ultima frase, essendo insomma in questa stanza, direi a vedere così occhio 6, 7, 8 incubatori che vengono da tutta Italia, noi di Dilflow ne creiamo a queste condizioni che dovete dirci basta a un certo punto, perché però è molto interessante la visione complessiva. Io chiudo con l'ultima domanda veloce, che se riusciamo a fare i 140 caratteri, perché mi piacerebbe avere questa tua posizione, questa tua visione. Abbiamo detto la valenza del territorio senza avere i campanili, cercherei di riassumere così, perché poi dove c'è l'eccellenza non è necessario farne tanti. Ci vanno questi mediatori, chiamiamoli mediatori culturali, che siano enabler, con una forte valenza, come posso dire, pubblica, per poi diventare pubblico-privata. Ci va finanza, e questo è chiaro, sia prima che durante che dopo, ma diciamo che secondo me durante e dopo, quando il prima è considerevole, è più facile attirare capitali. E ci va il tempo, il time to market. Quindi, stante le cose dal tuo osservatorio, che appunto è ampissimo, i tempi e quanta energia e quanto questo ecosistema può mettersi in campo insieme perché con tempi veloci si possa riuscire ad adottare un cambiamento di questo tipo? Che vuol dire? Quanti sono i tempi per realizzare questo progetto per non rimanere fanalino, ma soprattutto per non essere poi condannati a non poter uscire dal fanalino? Perché tutti noi siamo contenti quando le nostre start-up, le nostre intuizioni, i nostri brevetti vanno all'estero, ma ci piacerebbe anche moltissimo veder valorizzare quello che riusciamo a fare qui. Lasciami aggiungere un piccolo pezzetto alle tue ultime parole e poi ti do la risposta in 139 caratteri. Questo è un momento eccezionale, nel senso che l'ambasciata italiana ha fatto uno studio sulla situazione degli italiani in Inghilterra, l'ambasciata di Londra. Naturalmente questa è stata fatta anche dalle ambasciate degli altri grandi paesi. L'80% degli stranieri, diciamo, di qualità in questo momento hanno perso la fiducia dell'Inghilterra. Quindi se noi fossimo un po' bravi e fossimo un po' capaci, in questo momento saremmo in grado di attrarre professionalità, esperienze. Poi ce ne sono buone, buonissime, un po' meno buone, ma certamente diverse dalle nostre, di un sistema che è stato più bravo nell'accelerare rispetto a noi. Quindi io vorrei questo messaggio trasmettervelo. Se avete bisogno vi mando il lavoro fatto dall'ambasciata, rimarrete colpiti da che cosa sta succedendo in quel paese e di quale grande opportunità ha l'Europa, non in noi soli, di poter riavere una parte di questa competenza che altrimenti probabilmente andrebbe a morire. Il tema dei tempi. Io credo che non bisogna dire in termini di tempi, ma in termini di gestione di processo. Quello che ci siamo detto, se partiamo dalle università, se partiamo dal proof of concept e investiamo lì, quindi preveniamo, quello che dovremo investire dopo in tempi risulta più ridotto. Quindi il mio messaggio è, signori, sediamoci intorno al tavolo, lasciamo da parte i particolarismi. Tutti noi ne abbiamo da guadagnare se ci mettiamo insieme
sulla base di un progetto a cui partecipiamo con generosità. Nessuno perde e tutti vinciamo. Grazie, grazie mille.